potuto anche inchiodarsi innestando un rapporto duro, va su d'agilità, cerca di mantenere, di perdere il meno possibile. Ecco, vedete, adesso ha messo un pelo più duro, non c'è nessuna dietro di lei. Vai, 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 ancora 100 metri di vantaggio, siamo all'ultima curva con Marta Bastianelli, che a distanza di 10 anni riporta, usiamo l'indicativo, riporta il campionato del mondo in Italia. Marta Bastianelli, un'azione splendida, 50 metri, si volta e alza le braccia, è lei la campionessa del mondo, una laziale, Marta Bastianelli, splendida, splendida come azione. Credo adesso, e forse questa è la conferma di tutti i risultati che sono arrivati quest'anno, mancava la vittoria e oggi mi sentivo bene, ma ho provato per spezzare un po' il gruppo e magari far arrivare una velocista come la Bronzini in volata. È andata bene, ho insistito e ci ho creduto, soprattutto negli ultimi chilometri, però se dovessi dire che adesso sono campionessa del mondo, sinceramente non ci credo. Marta Bastianelli ha già anticipato in pratica i tempi. Stock car di ciclismo, Marta Bastianelli di Lariano in provincia di Roma ha vinto la medaglia d'oro. L'atleta azzurra ha staccato il gruppo a pochi chilometri dall'arrivo e si è aggiudicata il titolo di campionessa del mondo. Andiamo. Marta Bastianelli, attenzione, Bastianelli e Balsamo, Bastianelli! E sentite il ruggito del pubblico, che è quello ormai di casa per la campionessa europea. She has the advantage of being on the wheel. It's only a few hundred meters and she's got this wrapped up. Marta Bastianelli is going to be the second Italian winner of this Tour of Flanders. She's got it. Marta Bastianelli wins ahead of Annemiek van Vleuten and Cicely Utrecht-Ludwig is fourth then. Ho iniziato all'età di 10 anni circa, ma i miei genitori non erano molto favorevoli a questa mia scelta. È uno sport prettamente maschile, mi dicevano, è uno sport faticoso, fatto di tanti sacrifici e pensaci bene, perché un giorno magari non sappiamo se te ne pentirai o meno. Allora, Marta da piccola era una bambina già molto determinata, con le sue idee, una bambina che sapeva il fatto suo. Ho iniziato anche grazie ai miei cugini vicini di casa, perché loro tutti i pomeriggi si allenavano ed io ero l'unica a rimanere, diciamo, sola, aspettando loro che tornassero dai suoi allenamenti. La squadra la quale iniziai a far parte era la GSC Lariano, è una squadra dove c'erano circa 15-20 bambini, tutti maschi. Io ero l'unica bambina ed è anche per questo che, diciamo, ero un po' frenata da questa volontà di iniziare un percorso così un po' complicato, un po' un tuffo nel vuoto. Allora Marta ha iniziato quasi per scommessa, era tra amici, stavamo in piazza e dicevano: ma mandala in bicicletta Marta, e io vabbè, dopo mi sono convinto e un amico mi ha dato la prima bicicletta, che era del figlio. Ultimi 300 metri, volata dunque per decidere il campionato europeo femminile, la prova che apre il programma del ciclismo su strada. Vediamo dunque con la volata, prova adesso l'Olanda, poi la Cecchini, perché lei che va a fare la volata, no, è la Bastianelli, Marta Bastianelli, è la Bastianelli che è riuscita a passare e vince la medaglia d'oro e il titolo europeo. Trionfo. Finish line. Marta Bastianelli, she could not lose this race, and she did. Annemiek van Vleuten did a really good job to give herself every single opportunity, but there is Marta Bastianelli. Quando il cronista diceva: vai, mancano 100 metri, 150 metri, 80 metri, io, il cuore mio si è fermato. Si è fermato per un attimo e poi però, quando ho visto che ha tagliato il traguardo e ha vinto il campionato del mondo, il cuore è ripartito ancora più forte.
Ricordo la prima gara che non alzai neanche le braccia al cielo e in realtà non sapevo neanche cosa stesse succedendo, però la soddisfazione era tanta e quindi questo ci invogliava, invogliava anche la mia famiglia a continuare questo percorso così tortuoso. E come figlia comunque si è mantenuta sempre così con la sua determinazione e niente, ha continuato così nel tempo diventando l'atleta che è, insomma. Io penso che zia Marta sia una donna veramente forte e soprattutto molto determinata. E invece io penso che zia Marta sia bella e coraggiosa. Allora, iniziai così un percorso un pochino più importante. Era iniziata l'ora di un po' di evadere dal Lazio e iniziai così a gareggiare seriamente soltanto con le bambine e lì c'erano molte squadre che volevano che io andassi con loro, però diciamo che non volevo questo perché la mia società, la GSC Lariano, mi permetteva appunto di correre e di fare tanti sacrifici con loro insieme a Gildo Fabbri e insieme a Francesco Fabbri. Per andare a gareggiare al Nord Italia, quindi comunque loro mi hanno sempre supportato in questo e finché ho potuto, insomma, ho continuato su questa strada. Allora, Marta è una moglie eccezionale, una moglie stupenda, e nella sua vita, nella sua carriera ha sofferto molto per gli impegni e i sacrifici che ha dovuto fare per arrivare fino oggi, fino a qui, e non posso dire altro soltanto che ringraziarla per le grandi emozioni che ci ha regalato e soprattutto come atleta devo dire che è stata un esempio e un idolo per tante ragazze cicliste, ma soprattutto per il mondo dello sport. Vicino c'era la fotografia di Padre Pio e io mi raccomandavo a Padre Pio, falla vincere, dagli la forza per vincere. E Padre Pio mi ha ascoltato, in quelle frangenti mi ha ascoltato. Vista dell'ultimo chilometro e mezzo, eccola qui Marta Bastianelli. Ancora agile la sua pedalata, forza Marta. Ha avuto problemi con la catena anche, ma non si è persa d'animo. Il momento più difficile è questo. È stata sicuramente una grande campionessa, ha avuto tantissima grinta nonostante le tante difficoltà che comunque ha avuto nella sua carriera, sia personali che anche insomma di disagi fisici e incidenti che ha avuto abbastanza importanti, quindi la definirei proprio una guerriera sicuramente a livello proprio sportivo e a livello di grande campionessa la quale è stata. Marta per me è esempio, grinta e tenacia. Marta Bastianelli per me è bellezza, bravura e bontà. Marta per me è coraggio, determinazione e molta tenacia. All'età circa di 20 anni cominciai a far parte della prima società più importante al mondo, che era la Safi Pasta Zara, e che mi ha portato all'apice della mia carriera. Ho capito che poteva essere il suo lavoro al momento che lei ha incominciato a vincere le gare internazionali, dove c'erano atlete di tutto il mondo. E da lì ho capito che lei poteva fare carriera. Durante la sua carriera l'abbiamo sostenuta sempre con il nostro supporto e diciamo con i nostri buoni consigli gli abbiamo sempre fatto sentire la nostra vicinanza. Così a Stoccarda nel 2007 andai con la nazionale per il primo mondiale da elite e andai, diciamo, con la consapevolezza di fare tanta esperienza, perché per me era un sogno far parte e soprattutto partecipare a un mondiale con le più grandi. Ma in realtà mi ritrovai vincente, tornai a casa come la campionessa del mondo, con sì, tante paure, tante, diciamo, anche un po' tanti punti interrogativi su cosa potesse essere poi quella maglietta, quella medaglia, un qualche cosa di così importante. Mi ricordo che atterrata a Fiumicino c'era una marea di gente a aspettarmi fuori dall'aeroporto e da lì andammo al paese mio, all'Ariano, dove mi festeggiarono in maniera così bella e mi aspettarono con una macchina e da lì feci il giro di tutto il paese come una bandiera e ero veramente felice, per me è stata una delle emozioni più grandi che sicuramente ricorderò per tutta la mia vita.
che siamo veramente forti e unite. E mi dispiace che io sono caduta e ho fatto tutto quello che potevo poi. Marta è stata veramente forte. Sei stata fondamentale. Siamo state tutte fondamentali. Tutti hanno fatto quello che bisognava fare. Quel mondiale mi ha portato tantissime soddisfazioni, mi ha portato, diciamo, ad essere conosciuta in tutto il mondo, a entrare a far parte di un gruppo sportivo, le Fiamme Azzurre, il quale ancora oggi, diciamo, ne faccio parte dopo tantissimi anni, e sono orgogliosa di dire questo perché è un corpo militare che mi ha, diciamo, mi ha accompagnato dall'età di 19 anni all'età di 36 anni. Credo che sia una delle cose più incredibili che un atleta possa permettere. Sono stata fortunata perché in quegli stessi anni ho conosciuto delle persone fantastiche che invece hanno creduto in me, in primis appunto il mio gruppo sportivo che non mi ha mai abbandonato sia nella gioia che nel dolore, e poi tantissimi amici, ma soprattutto è nato il mio fans club grazie a Maurizio Mattacchioni e insieme a tutta la sua giunta. Poi ci sono sempre state con me due persone che ad oggi sono degli angeli, ma che sono convinta che loro sono sempre vicino a me, che sono Maria e Paolo. E voglio ringraziarli perché sono stati con me nella vittoria del mondiale e sono con me tutt'oggi perché li sento sempre vicini. Marta per me è semplicemente la migliore come atleta, come cugina e come amica. Ma non parlo soltanto a nome mio, parlo anche a nome di mio padre e di mia madre, che l'hanno seguito ovunque. Sono stati i suoi fan numero uno. Da qualche anno la seguono da un posto dove la visuale è migliore. Marta per me è forza, determinazione e tenacia. Marta per me è umiltà, sensibilità e altruismo. Buona, determinata, esplosiva. La gara più, penso, più importante è quella che ricorderemo tutti nel 2007, dove la nostra campionessa Marta Bastianelli ha vinto il campionato del mondo. Allora, io ho conosciuto Marta nel 2007, guarda caso a Stoccarda, perché eravamo lì insieme a mia moglie ed alcuni dei miei fratelli. Eravamo andati a Stoccarda per vedere il mondiale di ciclismo su strada e c'era Danilo Di Luca. Guarda caso, Danilo Di Luca purtroppo non lo fecero correre. E chi vince il mondiale? A livello femminile, al femminile vince Marta Bastianelli. Ho detto, oh, ma questa ragazza di dov'è? Dice, la ragazza di Lariano, vabbè, noi siamo abruzzesi. E degli uomini vince Paolo Bettini. Veramente per noi italiani è stata una cosa, un'emozione bellissima. Ho conosciuto Marta nel lontano 2007 per puro caso a Stoccarda, eravamo lì per vedere il mondiale e alla fine abbiamo visto questa giovane ragazza vincere. L'entusiasmo è stato alle stelle perché sembra un'italiana che è salita sul tetto del mondo. Qualche anno dopo mio figlio mi dice, ho conosciuto una ragazza di Lariano, quella che ha vinto il mondiale. Mi ha detto, ma lascia perdere, ma che sei matto, a Lariano dove vai? Caso ha voluto che poi piano piano si è avvicinata, è venuta e hanno fatto il passo decisivo, hanno deciso di convivere. Noi entusiasti della cosa perché una ciclista nella nostra famiglia era la benvoluta, accettata, famiglia di ciclisti, quindi era l'orgoglio della famiglia e di tutta la comunità, poi piano piano. Purtroppo ho subito due incidenti molto importanti, uno dei quali mi ha fatta fermare per tantissimo tempo, e diciamo che tutto questo è avvenuto sempre dopo una vittoria così importante che io non pensavo, quindi gli incidenti anche mi hanno comunque colpito molto a livello mentale, perché tornavo da una situazione molto drammatica per me,
e stavo quasi per, appunto, per rimettermi quando sono caduta. Marta, io l'ho vista praticamente crescere dai 15 anni in poi, e di certo un talento fuori dal comune, così come possono essere i grandi talenti sia nel ciclismo che negli altri sport, ma non ha solamente il talento, ha avuto negli anni, da sempre, da quando era più piccolina, oltre la passione, una grande testa. Nonostante fossi tornata già ad alti livelli, dopo questo stop, dopo gli incidenti e tutto il resto, c'era ancora qualcosa che mancava in me, qualche cosa che appunto sentivo l'esigenza di avere, una persona forse vicino che mi sosteneva in tutto, anche nella mia persona, che andava al di là di quello che praticavo, dello sport che facevo. In tutta questa bufera, forse non ci credevo neanche più, mia mamma una mattina si alzò e mi disse: ho fatto un sogno molto, molto bello per te. E io, come tutte le volte, gli dicevo: sì mamma, va bene, va bene. Lui correva con la Farnese Vini e io correvo con una squadra che era nata sotto il suo stesso nome, per la prima volta nella storia una squadra maschile con lo stesso nome. Aveva anche una squadra femminile e ci siamo conosciuti così. Io ho conosciuto lì mio marito e abbiamo iniziato un percorso molto faticoso anche lì, proprio impegnativo, perché lui correva, io correvo, ci vedevamo poco, lui viveva in Abruzzo, io comunque vivevo con i miei all'Ariano ed era molto complicato. Ci siamo sposati così a settembre nel 2014. Ed era lo stesso anno che è nata il nostro fiore del nostro giardino, Clarissa. E è stato un giorno meraviglioso per noi. Abbiamo raccolto tutte le persone che ci sono state vicine sempre, lui nella sua carriera, nella sua vita, la sua famiglia e io nella mia. Ed è stato un giorno meraviglioso. Poi, col passare qualche annetto, la gioia più grande è quando ci ha annunciato che era incinta, aspettava una bambina. Quella è stata una gioia immensa, perché per noi diventare nonni giovani, anche noi giovani, è stato proprio bello, bello, bello. Ammetto che dopo la gravidanza non è stato semplice, però essere mamma ed essere ciclista c'era un vantaggio che mi permetteva di continuare e di vincere ancora. E non era da tutti, sapevo che era un privilegio per poche. Marta, oltre che ad essere appunto una ciclista, è anche una mamma, e per noi è una grande soddisfazione per entrambe le cose, che ha saputo comunque gestire con tutta la sua forza. Clarissa appunto era molto piccola, quindi abbiamo ricominciato e i sacrifici erano tanti, e tutti questi sacrifici ad oggi li devo ai miei suoceri, a Lina e a Adriano. E lei era indecisa se ripartire o meno, e noi tutti quanti l'abbiamo detto: vai, vai, perché la famiglia ci sta, la bambina sta tranquilla, ci siamo noi, anche se io lavoravo, però non ci si riusciva a organizzare tranquillamente. E ogni più passava il tempo, più l'orgoglio era grande, perché riportava delle vittorie importantissime a casa, e quindi era l'orgoglio per tutti noi. Come sappiamo, ci troviamo qui oggi a raccontare Marta per la sua grande, la sua grande carriera. Però una grande carriera si ottiene sempre partendo dai sacrifici, sacrifici fondamentali di uno sport come il ciclismo. Ciao Marta, anche noi zii vogliamo salutarti con un pensiero per tutte le gioie e le emozioni che ci hai regalato. Per me sei una donna fantastica. Per me sei umile e rispettosa. For me you're indescribable. Generosa, una di noi. Forte e altruista. Ciao Marta! Altra vittoria per me importante è stata anche il Fiandre, una classica monumento, una classica dove quasi insomma si entra nella storia. Ovvio che per il ciclismo femminile è un pochino più complicato, ma credo che sono delle vittorie che ti rimangono nel cuore, nella pelle, soprattutto nelle persone che ad oggi, nonostante siano passati un po' di anni, ogni volta che torno in Belgio mi acclamano. Un'altra vittoria importante che ho ottenuto è stata la Gent-Wevelgem, che è un'altra classica del nord, che può essere paragonata anche quella ad un mondiale, e anche lì ci sono state tantissime soddisfazioni, perché insomma queste classiche sono gare che non ti dimentichi sicuramente. Ricordare il Giro delle Fiandre, è una classica monumento, la classica più importante del mondo,
è veramente uno spettacolo. L'europeo che mette in fila tutte le velociste è veramente un successo strepitoso. In ultima, ma non per ultima, è stata la vittoria al campionato italiano che ho ottenuto in casa. Anche quella è stata una vittoria molto sofferta, come un po' tutte le mie vittorie. Credo che è il caso di dire che, insomma, non me la sono mai vista bella. È stata una giornata pazzesca insieme al mio gruppo sportivo Le Fiamme Azzurre, che hanno lavorato duramente per me, e la vittoria è stata un po' una liberazione. Ho visto per le prime volte le lacrime veramente diciamo esaustive per mio marito e per tutta la sua famiglia, e credo che veramente è un qualche cosa che rimane. Negli anni poi diciamo che ho sempre avuto la possibilità di far parte di squadre importanti quale la Lecce Pollini e ad oggi tuttora la UAE ADQ. Ho avuto la fortuna di partecipare al primo Tour de France per le donne, quindi il Tour de France Femme, e è stata una grande gioia, una grande emozione correre sulle strade francesi, soprattutto per il tantissimo pubblico che era presente. Per quest'anno invece ho preferito concludere in Italia, con il Giro d'Italia, perché è in Italia dove ho iniziato ed è in Italia dove volevo concludere la mia carriera. Ad oggi posso dirvi che sono anche però una cittadina abruzzese e sono orgogliosa di questo, perché anche qui ho tantissimi amici che mi vogliono bene, che escono con me in bici, che ci divertiamo, ridiamo, scherziamo. Grazie è proprio nostro, perché la comunità di Notaresco e Guardia Umano ringrazia per quello che hai dato alla nostra cittadina, per come campionessa italiana, come campionessa europea, come campionessa mondiale. Quindi hai portato in alto il nome di Notaresco per tutto il mondo. Quindi grazie per quello che hai fatto e per quello che farai e quello che faremo insieme con tutta la nostra comunità. Noi volevamo unirci a questo saluto e ringraziarti per tutte le emozioni che ci hai fatto provare in questi anni. Ciao Marta, io ciò che ammiro di te è la tua capacità di rigenerarti giorno dopo giorno, salita dopo salita, caduta dopo caduta. Una caratteristica che ti accompagnerà per tutta la vita, per il tuo futuro, e quindi in bocca al lupo e grande a tutta. Ciao Marta, ti mandiamo un bacio grande, ti auguriamo un futuro radioso e pieno di gioie. Ciao ciao! Cara Marta, vogliamo ringraziarti ancora tutti gli zii per tutto quello che ci hai dato dal lato sportivo, pieno di soddisfazioni, di vittorie, di gioie, e noi siamo sempre grati a tu per tutto quello che hai fatto. Marta, che dire su di te? Sei stata grande, grandissima, anzi, è anche poco dire. Ti auguro di seguitare così nella vita e nello sport, rimanere sempre in quest'ambito. Ciao, grazie. Ciao Marta, ciao zia, sei stata grande e lo sarai per sempre. Grande, grande, grande. Oh zia, cosa dire di te? C'è poco da dire, solo che mi hai fatto emozionare tante volte, piangere ancora di più e dire che sei stata una grande è troppo poco. Sei stata grandissima, sempre così. Ciao. Ciao zia, complimenti per le soddisfazioni che ti sei tolta e grazie per le emozioni che ci hai regalato. Sei sempre super. Grande! Per me sarebbe impossibile ringraziare tutti, tutti coloro che mi sono stati vicini, tutti gli sponsor, tutte le persone del mio paese, i sindaci, la giunta comunale che appunto mi ha sempre assistito, mi ha sempre sostenuto, è venuta a vedere gare. Sono sicura che tutte queste persone le porto nel cuore, le porto nella mente e le porto nelle mie foto ricordo. Un ringraziamento speciale lo voglio fare a Mirko, perché ci siamo incontrati in bicicletta. Lui è un ciclista appassionato, videomaker, fotografo, un po' di tutto, e ci siamo visti in bici e abbiamo detto: perché non buttiamo giù delle basi su un documentario che possiamo poi rivedere un giorno e ne ridiamo, e soprattutto ci rimane nel cuore tutto quello che ho fatto e che magari possa appunto far piacere a chiunque lo voglia riguardare. E quindi abbiamo iniziato per gioco, abbiamo iniziato con tanta fatica e tanta difficoltà, perché tra i miei impegni e i suoi impegni con il lavoro non era semplice, però ci siamo riusciti. Credo e spero che vi piaccia, e credo e spero che tutto questo possa rimanere nel cuore mio, nel cuore suo e nel cuore di tutti noi. Quindi grazie Mirko e grazie a tutti voi per essere sempre stati presenti e per essere presenti nella mia vita anche futura. Mamma, divertiti,
perché ora è finito tutto e ti puoi divertire, stare con noi e ora devi stare tranquilla e ti devi rilassare. Per me è una giornata molto emozionante, ho dato molto a questo sport e spero che le mie compagne possano fare altrettanto. Grazie.